andare avanti, su, state fuori. Ehi, camorati, ciao. Ehi, ciao. Scusi, signora, non l'avevo vista. Ah, grazie. Si sieda pure, si sieda pure. Grazie. Si rivede. Ciao. Questa è una bella vacanza, Sì, sono stato malato. Ma una novità. Senza di me che novità ci sono. Di qua. Invece c'è uno che ti ha preso il banco mentre non c'era. Chi è stato che mi ha preso il banco? Uno nuovo. Inesi Piero. Here. Pizzani Gino. Here. Illuminati Leo. Presente. Illuminati. Here. Margheriti Ugo. Here. Mordini Pio. Paletti Gino. Here. Pellizzi Aldo. Here. Petrocinetti Franca. Petrocinetti Franco, please, madam. Be quiet, please. A new one? Yes, madam. Very good, sit down. Predieri Paolo. Here. Cucci Giovanni. Here. Quaretti Maria. Here. Avanti. Buongiorno, signora professoressa. Mi scusi se ho fatto ritardo, ma ho portato la giustificazione alla preside. La justification for... For what? For what? 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 All right. Go to your place. Ciao. Silvani Giulio. Here. Tasia Paola. Here. Rosati Lina. Here. Tiburzi Maria. Here. Ubaldo Ubaldo. Here. Valente Anna. Here. Zanetti Vittorio. Here. Va bene. Ciao. Allora, riprendiamo la... È quel camurati di cui mi avevi parlato? Sì, oh, questo è il posto mio. Perché? È il mio perché ci stavo io. Mi ci ho messo la professoressa d'italiano. Beh, adesso sono tornato. Alzati. Beh. Oh. Beh, what's happening? Che cosa succede là? Ma signora professoressa, guardi un po' questo qui. Speak English. This is my desk and I absent and... Basta. Now to you, Petrocinetti. I don't know what's happening, madam. He slapped me. It's for my desk, madam. He wanted to throw me out. The Italian teacher told me to sit here. He says this is his desk. He says this was his place before I came to the school, but I know nothing about it. Oh, you speak a perfect English. Come on, Mr. Camurati. Ma dove vado? Mettiti lì. Lì. Go on, Petrocinetti, go on. It's the first time I go to an Italian school, and therefore I don't know how to behave myself. Tell me where to sit, please. Non c'entro questo banco. Non va più là. Allora ragazzi, dicevamo... Ah sì, the more and the most. Facciamo un esempio pratico. Il mio libro è più bello del tuo. Ma guarda che faccio. Sei stato malato. Alla gola. È quasi. Cosa hai avuto? Parotite. Delle chiuse? No, si dice parotite. E poi subito dopo matematica. E allora è bene, ti fa la ginnastica. Poi con Martinelli. Scusa, ma ti sei seduto sul mio panciotto? Perché te lo mangio? Ah, lo sai che Martinelli ieri l'altro è andato a sostituire il professore di matematica del liceo? E che è successo? Ne ha buttati fuori 7. Giuri. La giacchetta suona. Ma che succede? È la giacchetta di Petrocinetti. Suona di campagna. Suona. È vero. Ragazzi, lasciate stare la mia giacca. Ma chi è giacca? C'è un orologio con carioli. Io, fa vedere. È tedesco, li fabbricano a Norimberga. Ma fammi sentire. Hai visto, c'è Petrocinetti che c'è l'orologio con carioli. Che suona. Come funziona? Così, come una sveglia, vedi? Se pigi il pallino di sinistra suona, se pigi quello di destra invece smette. Allora si può mettere all'ora che si vuole? Sì. Venga un po' in lavagna, venga un po' in lavagna. In lavagna, Moretti è stato interrogato l'altra volta. Chi è? Buongiorno, professore. No. Sono venuti per l'offerta per la squadra di calcio della scuola. Mi raccomando, ragazzi, stanno,
Via. Scusi, professore, scusi tanto. La squadra di calcio della scuola. Dunque, abbiamo detto che Moretti è stato interrogato l'altra volta. Bergaglio, come al solito, è assente. E allora, dunque, venga in lavagna. Va. Beh? E dove siamo? Per questo? Chi è stato? Ho detto chi è stato? È stato il mio orologio. Non so perché, avevo scaricato la suoneria. Ah sì? E allora vai fuori. Ma professore, fuori. Le giuro che io... Fuori. Professore. Così ti diverti con l'orologio. Professore. Vai fuori. E tu perché ridi? Vuoi andare anche tu a divertirti? Ma perché ridevo io? Fuori. Sono stato malato, professore. Anche tu, impicciati degli affari tuoi. Scusa. Guarda un po' dove sta. Qual è il preside? Quello che tossisce, no? Non vedo chi è che tossisce. Vengono avanti. Andiamoci. Dove? Vieni. Ma quanto manca? Mancano 5 minuti. Ah, mica poco. Ma chissà come avrà fatto a suonare. Eppure l'avevo scaricato. Ah, sì? Se proprio lo vuoi sapere, sono stato io. Ah sì? Sì, nello spogliatoio, mentre ti cambiavi. Ma sei un bel cretino. Oh, ma cretino a chi? A te, perché mi hai fatto questo scherzo? Mi hai fatto questo scherzo perché mi hai fatto fare una brutta figura, va bene? Ma te ne importa tanto di quel banco? Del banco? Ma come mai sei così bene in inglese? Beh, sono stato all'estero. Ma se sei italiano, che ci faceva adesso? Mio padre è stato console prima a Londra e poi a Damasco. A Londra? A Damasco? Ma tu che sei stata a Londra, ma è vera quella storia di quel cieco londinese? Che quando c'era la nebbia ci vedeva meglio di tutti quelli che ci vedevano. E come faceva? Col sesto senso, anzi accompagnava la gente a casa. Ma chi te l'ha detto? Uno, ma credo che sia una palla. Questa è vuota. Oh no, ce n'è uno. Ma che fate qua? Ce n'è un altro. Ciao. Sentite, 100 lire per la squadra di calcio e noi siamo zitti. Io ho già pagato ieri in classe. Ma sei la festa ieri? Ma chi vuoi piglia in giro? Anche te, cocco di mamma, ha pagato ieri in classe? Per la verità io non ho ancora versato. Allora fuori 100 lire, svelto. E c'ho soltanto 1000 lire. 1000 lire? Tieni, quanti biglietti? Oh, facciamo 10, così sta per... Ma non avete detto 100 lire? Datemi il resto. Ma che resto vuoi? 10 biglietti sono 1000 lire, no? Oh, ma ci sapete mettere con uno nuovo, eh? Ma che credi, che vogliamo rubare? No, ragazzi, no. Ti hanno fatto male? Andiamo? Thank you.
e sembrava finita lì. Nei giorni seguenti non successe niente di nuovo. Camurati e Petrocinetti si limitarono a dirsi ciao la mattina e ciao il pomeriggio. Ma appunto una mattina, una noiosa mattina di pioggia, a Mario si offrì l'occasione di ritornare al suo vecchio banco, comodo e riparato. Franco quel giorno era assente. Ma Mario non ci tornò al suo vecchio banco. Chissà perché. Camurati! Uè, ciao, fammi venire sotto! Ma che fai in mezzo alla strada con questo diluvio? Scemo! Andiamo là! Ma com'è che oggi non sei venuto a scuola? Credevo che tu fossi malato. No, ragioni di famiglia. Ah, ragioni. Sai, era l'anniversario della morte di mia madre. Sono stato con mio padre al cimitero. Ah. Morì 8 anni fa. 8 anni fa? Beh, allora non te la ricordi nemmeno. Anzi, me la ricordo benissimo. Ah. La mia ha solo 36 anni. La mia quando morì ne aveva 30. La tentiamo? Forza. Che hanno dato da fare per domani? Comunque per domani è giovedì, aspetta un po', guardo sul diario. Leggi un po'. Scusa se ho disturbato te, ma gli altri li conosco meno. Per carità. Grazie. Figurati. Allora vediamo un po', per domani c'è da portare il tema, latino, e poi, dunque domani giovedì. Oh, attento, mi va l'acqua nel collo. Scusa. Oh. Vabbè. Matematica e inglese. Hai capito? Il tema è anche difficile. Andiamo. Mi presti l'ombrello? E io come faccio? Allora accompagnami a casa. Accompagnami te, che poi te lo presto. Ma stai lontano? No, no. Siamo arrivati. Ma tu? A casa mia. Ma com'è casa tua? Questo è un albergo. Beh, io ci sto. Entra. Scusa un momento, ti prego. Mio padre non è rientrato? Oh, grazie. Io me ne vado, eh. Non mi tieni compagnia 5 minuti? Ma non vedi come sono vestito? Andiamo nella hall. Nella hall? Sai, noi abitiamo sempre in albergo. Mio padre dice che l'albergo è molto più comodo per la vita che fa. E poi lo trasferiscono così spesso. Accomodati. Grazie. Bevi qualcosa? Sì. Grazie. A me il solito pomodoro. E tu? Anche a me. Sale e pepe? Sale e pepe. A che piano stai? Al secondo. Bella camera? 2. Una per mio padre e una per me, col bagno in mezzo. Col bagno in mezzo? Esatto. È ricco tuo padre? Beh, lavora al Ministero degli Esteri. E il tuo? Artista, scultore, ceramica specialmente. Una grossa industria. Ceramica? Quando vai? Prima lui. Grazie. Prego. Alla tua salute. Non ti piace? Buonissimo. Lo sai che la professoressa ha dato 2 capitoli interi del De Bello Gallico? 2 capitoli? Ci vorrà tutto il giorno per farli. No, non ti preoccupare. Io ho il traduttore. Il traduttore? Che? Non sai che cos'è il traduttore? Allora che ci sei stato a fare all'estero? Guarda, tutto qui, bello e tradotto. Davvero? E tu lo copi da qui? Sì, basta farci qualche errore, qualche imperfezione. Ma come farò a ridartelo? Io l'ho già copiato, comunque me lo dai domani. Signorina, suo padre è tornato in questo momento, l'aspetta al ristorante. Vengo subito. Ti accompagno. Ma dove mi accompagni? Ti accompagno all'uscita. Prego, va a mangiare. No. Oh, dai, prego. Beh, ciao. Ciao. Prendi l'ombrello. Sì. Senti? Eh? Perché non resti a mangiare con lui? Qui? Ma che sei pazzo? Ma senti, facciamo una telefonata a casa tua. Ma che sei pazzo? Va bene, sarà per un'altra volta, eh? Ciao.
sempre scusciuto la fiorona di lì. Pare, hai chiamato di lavato fuori da presina e mi lasci. Buongiorno, papà. Ciao, Frank. Prego, signorina. Io canto la mattina con Alamira. E già deve vedere. Mi ha dato i compiti per domani. Ah, è quel ragazzo di cui mi parlavi? Sì. L'avevo invitato a pranzo. Ti sarebbe dispiaciuto? Ma no, anzi. Allora qualche volta lo posso far venire a studiare? Certo, se vuoi. Grazie. Infatti, mezz'ora dopo, mentre Mario mangiava la carne riscaldata... Lì basta ordinare, zaccate, ti portano tutto. Pomodoro, zaccate, colazione a letto con la marmellata, zaccate, ci porta, zaccate. Vogliono il signorino, chi è il signorino? Chi è il signorino? Chi vuoi che sia il signorino? Sei tu, va a rispondere, va. Poi mi lamento che il ragazzo va troppo fuori di casa. Oggi mi va a finire in un albergo. Senti come si è montata la testa. Beh, non esageriamo, anche io da ragazzo chissà come ci avrei farneticato. Siamo artisti in famiglia. E quel mio amico ha detto se vado da lui. Che? A studiare. Senti, il ragazzo solo in albergo non lo mando. Ma perché? Perché no? Ci ma perché? Aspetti. Se vuoi stare col tuo amico, fallo venire qui. Qui? Ma qui che mi importa? Allora ha ragione la mamma, lo vedi? Allora gli riporto l'ombrello e torno subito. Lo riporti domani a scuola. Ma che gli devo dire? Che la mamma c'ha paura di mandarmi in albergo da solo? E se poi trovi un topo d'albergo che zac, ti ruba tutto? Che... Hai visto mai? Ma io non lo so, i ragazzi d'oggi non hanno paura più nemmeno dei topi d'albergo. Mettetela qui. Ecco. Ora è il sesto viaggio. Qui come dire a prendere un camion a me. Papà, partenza! Ma non sai ancora leggere. Guarda cosa c'è scritto qua su, guarda. Olanda, Amsterdam, finalmente. Sai, pare che la mostra la inauguri la regina, eh? Passa, guarda con l'occhialino e dice, magnifico. Camurati Italia? Sì, maestà, siamo noi. E allora pagano bene. Ma speriamo. Le due cassette piccole davanti, per favore. Non avrei mica mandato anche il Pulcinella. E come no? Ma no, è brutto. Che roba da mostra internazionale, quello. Senti, che scusa hai trovato poi per il tuo amico dell'albergo? Gli ho detto che mi è venuto il mal di gola. Ah, e lui? Ha risposto che era tanto dispiaciuto. Ma chissà che vuole quello, mi si è attaccato e non mi lascia più respirare. Niente, vorrà diventare tuo amico, no? Mica gliel'ho chiesto io. E che vuoi? Se te lo chiede lui, perché non ti va? Beh. Bel Pulcinella. Che ne so. È pronto, signor Luigi? E è. Siamo arrivati, fermi qui. Ciao. Ciao. Grazie. Sai, passavo di qui e ho pensato di venirti a salutare. Non aspettavo. No, non aspettavo. Come stai? Bene, grazie. E la gola? Beh, un po' meglio. Molto interessante questa ceramica. La borsa, immagino che sia la tua fabbrica. Sì, perché? La vuoi visitare? Sì. Aspetta, faccio come fa il tuo vista. Si accomodi, signorino? Se credi di essere spiritoso, me ne vado. Ma che fai? Come sei per molto. No, non voglio visitare. Dai, vieni. Papà, questo è Franco, è venuto a farmi visita. Molto lieto, Petrocinetti. Ah, l'amico dell'albergo, eh? Buona idea di essere venuto a fare compagnia a Mario. Oggi non sta molto bene, un po' di mal di gola. Mettiti il berretto in testa, sennò te lo prendi anche tu. Ciao, ragazzi. Buonasera. Ciao, papà. Simpatico. Certo. Si vede che è un artista. Ma perché si vede? Non so, da allora vuoi visitare la fabbrica? Volentieri. Andiamo. Ma morde sto cane. Sì, ma non aver paura. Questo è l'ammasso della creta, vedi? Purtroppo è meglio partito per l'Olanda. C'è una mostra delle ceramiche. Ci è rimasto qualche pezzo. Accidenti, sembra un documentario sull'artigianato. Ma che artigianato? Industria, ci abbiamo più di 20 operai. Dio Nicola, queste sono le forme sotto i forni americani, roba da milioni e milioni, eh. Questo è un tornio, mani, piedi, acqua e creta, come dice papà. Ma come, questo macinino vale milioni e milioni? Ma questo è antiquato, non vedi che ci lavora una donna? Mi fai finire? No, lascia fammi stare, finire. Via. Quanti portacenere? Beh, roba in serie, giusto per campare. Pigliane uno, te lo regalo. Grazie. Ci sono i proverbi. Scegliti un proverbio. Prendo questo, vivi oggi come se dovessi morire. No, questo è triste, piglia quello giallo. È più utile. L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. Perché è più utile? Beh, quando viene uno scacciatore in casa, tu zaccati e glielo piatti davanti. Beh, io vado via. Perché? Guarda, qui c'è il traduttore e questo è il compito d'inglese. Ma che inglese? Quello per domani. Tu mi hai prestato il traduttore e io... E senza errori? Senti. Ciao. Non mi è mai capitato che, per aver dato traduttore, qualcuno mi facesse un piacere. Ciao. Si esce di qua? Ma dove vai? Non so, me ne vado in albergo a studiare. Si esce di qua? Per Ruginetti. Che c'è? Resta qui, studiamo insieme. Sì. Da qua. Te ne darò uno migliore, va bene? Sì. Ma perché hai portato i libri? Così, se mi invitavi a restare... Andiamo. Per di qua. Sì. Per le scale. Sì, sì. Di corsa. Sì.
Cinetti, l'hai risolto il problema dell'incognita? No, lo risolvo adesso. Beh, allora tu fai il problema e io faccio i temi. Anche il mio? Sì, tanto a me non mi ci vuole niente. Com'è il titolo del tema? Dei due eroi, Ettore e Achille, quale preferite e perché? Ah, facilissimo. Comincio col tuo. Ma tu quale preferisci? Ettore. Ettore? Ma se vince sempre Achille? Già, ma Achille era invulnerabile. Invece Ettore combatteva soltanto con le sue forze. C'è una bella differenza. Boh, tutti i gusti sono gusti. Ma come fai a scrivere nel tema che preferisci Ettore se invece tieni per Achille? Beh, che ci vuole? Basta scrivere tutto il contrario di Achille. Mio padre dice che da grande farò l'avvocato. Allora, sotto le mura granitiche di Troia. Sotto le mura granitiche di Troia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brava, continua. E 13, 14. Vai a prendere la frutta, Donatella. Sentita, guarda, bisogna cambiare la tovaglia. Vuoi qualche cosa? No, c'è la tua donna che sta apparecchiando. Chiudi la porta, ci distrae. Ma non hai mai visto una donna dei servizi apparecchiare? Ti è mai successo che qualcosa te ne faccia ricordare un'altra? Aspetta che provo. La penna, il quaderno. E il quaderno? Dunque, la cartella. La cartella, no, la scuola. No, non dicevo questo. Volevo dire che proprio ti sembra di rivivere certi momenti. Anche di tanti anni fa, per esempio. Ah, i ricordi, insomma. Sono belli i ricordi. Accidenti. Tu ne hai di ricordi belli? Qualcuno. Io, quando ci penso ai miei, mi viene sempre da ridere. Vuol dire che te ci hai avuto una vita fortunata. No, è che io mi ricordo soltanto delle cose che mi fanno piacere. Beato te. Vengo. Avete finito qui? Sì, signora. Ma tu, quando entra una signora nella stanza, ti alzi sempre in piedi? Sì, signora. Bravo. Io e mio figlio non sono mai riuscita a farglielo capire. Va bene. Va bene. Mario, chi era al telefono? Oddio, oddio. Madonna mia. Papà si è fatto male. Oddio, oddio. Che è successo? Ha avuto un incidente con lui. Un incidente? Dici che non è grave. Ma perché non ha telefonato lui? Oddio. Mamma, io esco un momento, eh. Quest'ora, ma è tardi. Torno subito. Sì, subito. Ma dove vai? Accompagno Franco al filobus. Non gli dici niente. Guarda che tra poco c'è cena, eh? Arrivederla, signora. Dove vai, Petrocinetti? Ciao, Petrocinetti. Lo sai, gli tocca star così per 20 giorni, tutto ingessato. Eppure gli è andata bene. Con un incidente di macchina. Ma che è stato? Uno scontro? No, è scivolato sul bagnato per via delle ruote lisce. Però Mario, avessi visto che fenomeno, papà. L'avessi visto con sua madre. Non ha fiatato, si è tenuto tutto per sé. Ah sì, che bravo. E quello è un fenomeno. Però con tutto questo ti sei dimenticato di telefonarmi che ritardavi, vero? Io? Non hai pensato che mi sarei preoccupato? Scusa, papà. Sei scusato. Pronto? Domani mattina sveglio come al solito alle 7. Grazie. L'amicizia è un grande sentimento, ma in realtà nasce da piccole cose. Si cammina con lo stesso passo, uno si ferma, l'altro si ferma, si porta la stessa cravatta a farfalla. Guarda quello! È un raduno vespistico. Vengono da tutta l'Italia. E non li vedi i cartelli? Anche da Roma. Ma chi è stato quello scemo che ha parlato? Senti, camerati, ora lo accomodo io. No, ma non sul stesso modello. Vedi, questa per esempio è del 49, invece quella è carenata. Come faccio del 49? Ma non lo vedi, cretino? C'è un sistema di luce diverso, no? Hai sentito quanto è bravo? Ma
che c'è? Niente, dicevamo che sei bravo. Perché ti dispiace? E ci stai soltanto a guardare. Tu ti fai pigliare da questa situazione. Ma tu pigliare in giro, state zitte, pettegole. E tu treccione, ridi, ridi, sai. Ma io che c'entro? Sì, sì, lo so io che c'entri. E tagliati quelle trecce, tagliati. Trecce d'oro. Trecce d'oro, trecciona. Regalale a bambina, regalale. Ma che ti ha fatto la Fenocchio? Ti dico niente. Allora dimmi perché rideva. Perché le ho detto che sapevo andare in vespa. Tu ci sai andare? Io sì. E io invece no. Che è peccato? Penso di no. Tutta colpa di quel maledetto distintivo. Che distintivo? Un distintivo che mi dette un liceale che partecipò al raduno vespistico di Napoli. Ma quello è un povero suonatore. Boh. Prova a dargli l'elemosina, se l'accetta. È un povero. E poi le femmine si accorsero che il distintivo. La Fenocchio mi presentò suo cugino con la vespa e io non ci volevo montare. E a te ti dispiace? Beh, sai, quando le femmine mi pigliano in giro, mi dispiace. Senti, vuoi imparare? Andare in vespa. No, che mi importa della vespa? Ma gliela devi far vedere quella là. Devi fare un figurone, hai capito? Ma vedrai, camurati, uno come te impara subito. Le devi far vedere chi sei, porca miseria. Le devi far fare una figura che se la ricordi. 3, 4. 1, 2, 3. Ah, dietro, pronti per il secondo esercizio? Via. 1, 2, 3, 4. Oh, è già l'ora. Uno, ma perché tu ci credi? Se Camurati ha detto che passava, vuol dire che passa. Intanto qui non si vede nessuno. È l'ora esatta. Lasciamo perdere. Dai, forza. Dai, forza. Lasciamo perdere. Ma scherzi, devi farglielo vedere a quella là. Monta. No, non ci dovrei usare. Ma è pesante. Guarda come la manovro io. No, no. Quando sei partito non toccare niente. Eccolo, sta arrivando, arriva, bravo Camurati, bravissimo. Dai che fai? Come sei andato? Bravo, sei un campione, ripassa. Aspetta, arrivato, aspetta, un minuto. Aspetta, mi sono arrivato. Adesso, passa all'angolo, sì. 4, 1, altro che bugiardo, 2, 3, ma se l'avevi detto tu che non sapeva andare in vespa. Ma che c'entra? Io l'avevo detto così. Camurati, ripassa. 4. Oh, fermami! Frena! E ora la riporto al maneggiatore, eh? Domani dimmi quanto hai pagato, poi te le venderò. Magari a rate. Non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Senti, Franco. Grazie, Franco. Ciao. Ciao. Una domenica di carnevale, Franco venne, come al solito, a passare il pomeriggio in casa di Mario. Ciao, ho portato il motore dell'aeromodello. Ah, sì? C'è anche il serbatoio. Quanto l'hai pagato? 4.000 lire. Come sto? Bene. Mi sono messo anche la brillantina. Però stai meglio spettinato. Allora mi spettino. Sempre davanti allo specchio tu, buongiorno, eh? Buongiorno, signore. Ciao, caro. Papà, papà! Oh, sempre di sentivo giallo e rosso. Sempre di sentivo, sto lavorando. Cerco mi raccomando a te, bravo. Oggi non mangiate troppa cioccolata da quella vostra amica. E divertitevi, eh. Mario, guarda bene di non tornare con mi mangio. Sta benissimo. Papà, me lo dai le bevite ghiacciate? No, le cioccolate, le bevite fredde. Ciao, mamma. Vieni qua, che sei tutto spettinato. Sì, la maschera. Come vuoi dire la ragazza? Ciao. Che cos'è quel distintivo? Associazione Vecchi Scarponi. Ma che sei iscritto al club? No, mamma, lo metto quando vado alle feste. Che festa? Dalla Fenocchio, no? Ciao mamma, ciao papà. Arrivederci, signora. Ma che c'entra la Fenocchio? È il suo compleanno, non ti ha telefonato? No. Ma come? Non ti ha telefonato? A me ha telefonato stamattina e mi ha detto che invitava tutti. A me non ha telefonato. Beh, che importa? Io non vado dove non sono stato invitato. Beh, ti invito io. Ma come? Beh, gli dico che ti ho invitato io. Io non vado dove non sono stato invitato personalmente. Ma allora che sei venuto a fare da me?
l'hai detto tu, avevamo un appuntamento. Dovevamo costruire l'aeromodello. L'aeromodello? Ma non ti preoccupare per me, ciao. Oh, Franco! Lo sai che ti dico? Non ci vado alla festa, rimango con te. Ma io non vado. Andiamo a casa, dai, andiamo a casa. A casa tua non ci torno. Allora lo sai che facciamo? Usciamo insieme. Oh! Però giurami che non ti dispiace. E di che? Della festa? Figurati, per quattro scemi che ci stanno. Oh, andiamo? E dove si va? Sono due ore che giriamo. Al cinema sono tutti pieni. Andiamo a giocare a ping pong. Ma mi vinci sempre tu. Andiamo di là? Boh, per me. Ma guarda un po'. Questo è il colmo, eh. Che c'è? Ma questa è la casa della Pinocchio. Ah, sì? Proprio. Ma guarda uno camminando, dove va a finire? Le strade. Molto distinte. Come no. Lo sai che l'anno scorso misero anche i fiori sulle scale? Mica scherza quella. Dato che sei qui, perché non ci vai? Salire? No, ma che scherzi. Ma se ti vedono dalle finestre, che figura ci fai? Già, se mi vedono dalle finestre, che figura ci fai? Come si fa? Beh, magari un minuto solo. Dai, io torno a casa. No, se non mi aspetti, io non ci vado. Salgo e scendo. Va bene. Grazie. Aspettami, eh! Aspettami! Salgo e scendo! Sì, sì. Buongiorno. 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 Vuoi darmi il cappotto? No, grazie. Molto gentile. Adriana, vieni. Buonasera, signora. Il colonnello, vieni. Ah, buongiorno. Ciao, caro Margherita. Ah, grazie. Ma che parlare, ehi, ragazzi, vi vuole un momento? Qua, venite qua. Fermi. Non mi fate ricordare di essere stato militare, e se no venite agli arresti. Oh, ciao, ora. Piano, ma che fai tu, nonno? Ogni anno peggiora. E io che posso farci? Ed ecco la sorpresa finale di nonno Ferruccio. Vi piace, eh? Attenti, per carità, non toccate la torre. Aiutatemi perché pesa, ma non toccate la torre. Va bene. Sei venuto, ciao, tanti auguri per compleanno. Grazie. Ciao, scusate. Ciao. Scusate. Chi è quella? Una mia cugina svizzera. Ah. Scusi, signora. Vuoi qualcosa? No, grazie. Ti sei tagliata i capelli? Sì, così finalmente non mi chiamerai più Trecciona. Ma mica sta meglio. Hai la cravatta nuova? Sì, ti piace? No. Beh, io me ne devo andare. Perché? Perché mi sta aspettando un mio amico che mi aspetta. Fallo salire questo tuo amico, lo conosco? Ma è Petrocinetti, ma se non l'ho invitato ora lo fa salire. Non sapevo il nome dell'albergo dove stavo. Ora lo chiamo. Ragazzi, giù c'è Petrocinetti. Ragazzi, tutti alla festa! Ma sei proprio amico di Petrocinetti, eh? Sì, perché? Dai, ragazzi, la tolta qua. Metti quello, sì. Ciao Elena, grazie di essere venuta. Ciao. Grazie. Piacere, guarda. Il mio compagno di scuola. Ah, è di là? Sì, è di là. E questi chi sono? Lui è mio cugino. Si è iscritto proprio quest'anno all'università. Ma tu quanti cugini hai? Tanti. E lei è la sua fidanzata. Ma si vede. Sai, si sono fidanzati la settimana scorsa ufficialmente. Si sposeranno presto, eh? Già pensano a sposarsi. Cosa vuoi? Si conoscono da tanto tempo. Ah. Sono sempre stati a scuola insieme. Come noi, eh? L'hai fatto latino? Come? Sì. Io lo faccio domattina, ma alzo alle 7. È facile, però. Ma con i capelli tagliati, è freddo all'orecchio. Sì. Questo è Franco. Questo è Franco. Ciao. Hai visto? Signorina. Ti ho fatto salire? C'è sì. Molta gente. Beh, sì, abbastanza. Ciao. Oh, ciao. Tanti auguri. Scusami se non ti ho telefonato, ma... Per carità. Mi presenti a tua madre, per favore? Sì, intanto accomodati di là. Grazie. Ti presento io. Mario. Lo sai che la mamma ha conservato le trecce? Ah, sì. Ti sei attaccato. Ciao Petrocinetti. Ciao, 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 ciao,
fai, Margherita, eh? Che fai? E tu chi sei? Mario Comurati. Ah, Mario Comurati, Mario Comurati, Mario Comurati. Senti, ma è proprio brutta la mia cravatta. Mica tanto. Ah. Le riconosci? Sì. Belle. Ha detto la mamma che le conserverà per tutta la vita. Ah. Ma che fai? Beh, per un ricordo. Ah, sì. Dammeli, te li metto in uno scatolino. Ah. Ehi, ragazzo. Ma tu, chi sei? Comurati Mari. Mario? Comurati Mari. Ma un ricordo di che? Ma come un ricordo di che? Ah, sì. Ragazzi. Ehi, ragazzi. Stiamo facendo un coro di là. Un coro? Vengo. Che coro? Sono tutto spettinato. Mario? Eh? Lo scatolino. Ah, grazie. Tutti e due con le trecce in mano così. E poi sai, quando i capelli sono attaccati va bene. Però quando sono tagliati fanno un effetto, fanno. E allora perché li hai presi? A me che dovevo fare? Sai, quando uno fa certe cose vuol dire che diventa grande. Già. Oh. Però questi capelli fini, vero? Belli, sì. Ne vuoi qualcuno? No. Su, senza complimenti, migliora qualcuno, dai. Così se ti capita fai bella figura anche tu, no? Ma io me ne faccio dei capelli da te. Ah, scusa. Ma perché? Anche tu c'è qualcuna che ti corrisponde? Che? E magari ce l'hai e non me l'ha mai detto, eh? Eh? Perché? Eh? Perché tu sei il tipo che fa i segreti. Avanti, che ce l'hai. Anche se ce l'avessi, non te lo direi mica. Andiamo, va. Però, non sei un amico tu. Io? Sì, tu. E perché? Perché io ti ho detto tutto di Margherita e tu, niente. Dimmi almeno il nome. Che nome? Franco, vieni qua. Guarda, se non mi dice meno il nome, litighiamo, eh? Ma che vuoi? Fammi andare a casa. Allora, non me lo dici? Maddalena. Ah, finalmente! Eccomi, bionda. Facciamo presto, dai, sono quasi le 8. Dove sta? Sta lontano. Dove? Sulla via Appia. Sulla via Appia? E che americana? Beh, meglio Margherita, ma che scuola fa? Sta sempre in casa. Ma come a casa? Racconta. Ma che cosa? Mi ha detto che sta sulla via Appia, ma dove? In una villa che davanti all'ingresso ha due leoni di marmo. Due leoni di marmo? Ma è proprio vero? Sì, è vero. E lei? Lei com'è? Eh? Avanti. È bella. Sì, è bella. Più di Margherita. Oh, è molto diversa. Ma bella? Bella come? È un tipo? Bella come... come Ingrid Bergman. Ingrid Bergman? Sì, però coi capelli neri. Accidenti. È un quadrimotore. Deve essere un Constellation. Ma non è un DC6? No, è un Constellation. Ma da che lo vedi? Lo sento. Sì, a questa distanza, lo senti. Scommetti che è un Constellation? Boh, per me sai. Oh, accendi i fanali d'atterraggio. Verde, rosso, nero, azzurro, giallo, bianco. Ma che dici? Come fila. A me, quando viene la sera, io ho voglia di partire. Un bel giorno,
si seppe che Petrocinetti aveva la passione dei cavalli. Che stile, eh? Papà, è arrivato Mario, posso andare? Dai, dai. Era fatale che anche a Camurati venisse la passione dei cavalli. Ciao, Mario! Vieni qua, vieni qua! Sei contento? È il boss, vieni qua. Mio padre! Ma vedi, c'è la cantina, non posso passare! Ma guarda, se un uomo con affari che ho io deve perdere il tempo. Vieni qua! E l'amicizia non conosce ostacoli. Ma lo sai che tutti quelli che vengono qui li mettono sul giornale? Sei nella cronaca nera, ma chi te le dice queste scemenze? L'ha detto Franco, poi ogni volta che va un ricevimento lo scrivono nella lista dei presenti. Buongiorno, signore. Ciao, caro. Ciao. Ciao. A che punto siamo? È quasi finito. Accidenti, hai visto? Fatto tardi. Dovevo perdere la telefonata con l'Olanda, se ma non ho parlato con nessuno. Per forza, se non hanno risposto al telefono. Che costo c'è ora? La gara finale. Sì? È la più importante. Meno male. Sta correndo l'italiano, guarda, è quello con la divisa militare. E al terzo ostacolo, fammi vedere. Forza! Dai! Oh, guarda anche te. Bravo. 7. 8. Fammi rivedere a me. Franco è tuo padre? Sì, è mio padre. Ah, piacere. Buongiorno. Franco, vieni. Guarda che ti chiama. Vado con loro. Ah, vai con loro? Vi accompagno io, poi all'uscita ci vediamo. Così si conobbero Camurati padre e Petrocinetti padre. Ciao mamma. Ma non fai colazione questa mattina? No, c'è pane e burro. Prendi il latte. No, no, è tardi, ciao. Ma cos'è questa novità? Vieni qui. Mamma mia, è tardi. Ma come ti sei messo il cappotto? Ah, ti sei messo il vestito nuovo per andare a scuola, eh? Vai a togliertelo subito. Dai, vai subito a toglierlo. Io devo andare a casa. Ma si può sapere che cosa diavolo succede? Niente, è lui che fa tardi. È Mario che si è messo il vestito nuovo. È Mario che si è messo il vestito nuovo. Ah, Mario, sì, vieni, vieni. È Mario che si è messo il vestito nuovo. Donatella, ti vergogni di fare la spia? Cattiva, vai subito nel cantuccio. Chiudi la porta. Senti che musica, senti. Ma che cosa hai combinato stamattina? Mi sono messo il vestito nuovo, sì. Vedi, questa è vecchia. Questo è vecchio, tutta roba vecchia, perché io sono già 2 ore che sto qui a lavorare, capito? Come te quando vai a scuola lavori. Io a tua età andavo con le toppe sul sedere, capito? Il signorino no. Il signorino per andare a scuola deve avere l'abito nuovo. Ma io me l'ho messo per... E adesso te lo levi. Te lo levi subito, capito? Ciao, Camurato. Auto, ho detto ciao. Ciao. Ma che c'hai? Petrocinetti, chiudo il portone. Vengo. Oh, guarda che hanno chiuso la mezza porta. Ho detto che a scuola non ci vengo. Scusa, ma almeno dimmi perché. Perché? Perché no? Oh, ma ce l'hanno tutti con me, ce l'hanno, oggi. Ciao. Ciao. Ma che fai? E vai tu, no? Senza di te io non ci vado a scuola. Ma non lo vedi che stanno chiudendo il portone? Ah. Ah, e corri. Ecco, lo sapevo. Scusi, ma non era aperto anche la mattina? Sono 2 mesi che l'hanno chiuso, perché ci venivano soltanto studenti come te. Ah,
L'hai fatto l'elemosina? No. Allora spegni la candela. Signora, ma se uno accende la candela senza mettere l'elemosina, che succede? Non ce l'hai la coscienza? Sono le 11:10. Ah, grazie. Sembra l'orologio di Franco. Dove siamo? Al circo equestre? Ma professore, io. Vai fuori, ma professore. Se proprio vuoi saperlo, sono stato io. Sei un bel cretino. Cretino a chi? Cary Grant, Ingrid Bergman. Cary Grant, Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Coi capelli neri. Accidenti. Sta sempre in casa. Accidenti. Guardando. Che cercate? Una signorina che abita qui. Una signorina? Una certa Maddalena. E chi è? Una che abita qui, no? Ma qui non c'è sta nessuna Maddalena. Ma i padroni non ci sono? Non ci so. Ma come ci sono? Non ci so. A me mi avevano detto che... Ma che ieri è venuta gente per affittare, ma non si può affittare. Ma come, questa sarebbe una casa da affittare? Senti un po', ma da quanto tempo non ci sono i padroni? Mi hanno detto da 8 anni. Da quando pure la moglie del padrone. E il padrone chi è? È un signore. Sta sempre all'estero. Fa l'ambasciatore. Ambasciatore? Ma non ha una figlia? No, mi pare solo lui un figlio unico. Ma... Mica si chiama Pietro Cinetti per caso? Sì, perché? Lo conosci? Pietro Cinetti! Hai capito quello che ho detto? Ma che c'è? Ma chi vuoi, Cecchi? Non lo vedo affatto il vedovo tutta la mattina. Ciao. Ciao. Se vuoi sapere che cosa ti è successo? Andiamo via di qua, che ci sono i professori. Novità a scuola? È il solito, lunedì c'è il tema in classe. C'erano molti assenti? 4 o 5 con te. Che hai fatto tutta la mattina? Eh? Sono stato al cinema. Che hai visto? Una scemenza, ma ha dato molto d'algebra. No, non ha dato molto. Aspetta, reggi, ti dico gli esercizi. Come farai domani mattina per la giustificazione? Sai, non è mica vero che sono stato al cinematografo. Allora? Lo sai dove sono stato? No, dove? Se te lo dico, non ti dispiace. E perché mi dovrebbe dispiacere? Sulla via.
sulla via Appia. Sulla via Appia? E perché? Ho visto casa tua. Stavo fresco se cercavo la tua Maddalena. Niente, chiudi la porta. Come niente? Scappi, t'offendi. Che ti devo dire? Scusami. Se sapevo che eri così complicato, neppure te lo dicevo. Che non sto da casa tua. Caspiterina. Era lo stesso, tanto ormai lo sapevi che non era vero. E beh, sai che dolore per una balla. E allora quel fatto mio della Vespa, per esempio. Ma tu hai mentito alle ragazze, io invece a te. Vagoni nuovi? E beh, che differenza c'è? Sono inglesi? Sì. Ah, è tipo inglese moleggiato. Belli. Te l'ha regalato tuo padre? Scorrono benino. Caro Mario, ti scrivo per dirti. E che? Una lettera per me? No. Che mi volevi dire? Niente. Ma perché non l'hai finita? Ah, quella lì. Dammela, dai. Dammela, dammela. Dai, me l'hai scritta a me, fammela leggere. Mario, ti ho perduto per sempre. Mi sono fatto grande inventando Maddalena, che non è mai esistita, ma voglio soltanto che tu sappia che l'ho fatto esclusivamente per la nostra amicizia. Perché tu continuassi a considerarmi degno di essere amico. Oh, ma che è sto fatto di essere degno? Che è sto fatto di essere degno? Tu c'avevi la Fenocchio, ma io non ce l'avevo nessuno. Beh, capirai, per due capelli vecchi. Ma a te te ne importa tanto delle ragazze? No! Ma avevo paura che tu mi prendessi in giro. Io? Pigliati in giro? Franco, lo sai che ti dico? Che per me sei più degno. Ora di prima, va bene? Eh sì, perché mi hai mandato sulla via Appia, vuoto. A fare la figura dello scemo. Sei stato un dritto, sei stato. È la drittaggine che conta oggi. E tu sei dritto. Drittaccio! È quello che conta per giudicare un uomo. Hai capito? Ma finiscila, va. Insomma, mi sei più simpatico ora di prima. Va bene? Ma smettila, va. Franco! Oh, Franco! E dai, non facciamo i cretini! Dai, dai! M'hai fatto far tardi, m'hai fatto far... Ciao. Mario! Eh? Hai dimenticato la cartella? Ah, grazie. La cartella. La cartella. Grazie. Mario! Eh? Tu alla villa ci sei entrato? Ma che sei pazzo? Entrare in casa d'altri? Oh! Beh, ho visto una stanza dalla finestra. Il salotto. Ma come mai ti è venuto in mente proprio casa tua? Io ce l'ho sempre in mente. Beh, non ti preoccupare, anch'io quando scrivo i temi scrivo sempre delle cose che conosco. Ciao. Senti, Mario. Eh? Ti è parso che la tengano in ordine? Se non lo sai tu che sei il padrone. Ma io... è tanto tempo che non ci torno più. Perché? Perché... c'è morta mia madre. Ah, ti fa effetto? No, ma ci si stava così bene tutti insieme. Dopo non ho più avuto il coraggio di tornarci. Ti capisco. Ciao. Senti. Eh? Però con te mi piacerebbe ritornarci. Come? Sì, mi accompagni? Questa è la secata, è bella. Bella, no? È tutto.
tutto impolverato. Sì, qua ci veniva a giocare con la palla quando ero piccola. Però è tanto tempo che non ci viene più nessuno. Ah. Povera casa sprecata. Figurati che quando ero piccola volevano che imparassi a suonare il pianoforte. Vedi, questo è il segretario. Senti come sono brave. Che aria di chiuso c'è? Non si apre. Proviamo stare. Ma perché hai paura di guardare il ritratto? Primavera e l'amicizia continuò nel modo consueto. Unico particolare degno di rilievo fu che Margherita Fenocchio, essendo stata più volte vista conversare con uno della terza F che oltretutto possedeva soltanto una bicicletta, nemmeno a motore, fu considerata indegna di ulteriore considerazione e si stabilì, di comune accordo naturalmente, di interrompere con lei qualsiasi rapporto confidenziale. Per il resto le solite cose. Finché una sera. Pronto? Qui Camurati? Ah, va bene, signorina, aspetta. Fidanzata? No, la signorina è dell'albergo. No, la fidanzata sta in albergo, andiamo bene, sbrigati. Pronto, Franco? Sì? E dai, smettila! No, non parlavo con te, parlavo con papà. Ma che piangi? Che è successo? Subito? E va bene, vengo. Sì, vengo subito. Dove vuoi andare? Da Franco. Ma figlio mio, fra un quarto d'ora si va a pranzo. Ma papà, mi ha detto che mi deve parlare. Va bene, lo vedrai domattina a scuola, eh? Papà, piangeva. Sono sicuro che gli è successo qualcosa. Ma cosa vuoi che gli sia successo? Sono sicuro, papà. Franco, ciao. Oh, 2 minuti, mi raccomando, eh? Sì. Dobbiamo dividerci. È finita la nostra amicizia. Ma spiegati, che è successo? Devo partire, forse per sempre. Devi partire. Vai via. Papà è stato trasferito nel Sudan. Parti subito? Non so, da un momento all'altro. Ma io non voglio partire. Ma parti con tuo padre. Sì, ma là non c'è una scuola per stranieri. Dovrò tornare in collegio dove sono stato 3 anni. In collegio? Mario! Perché sono così sfortunato? Così sfortunato? Ma diglielo tuo padre! Ma che c'entra lui? Che colpa ha? È il destino mio. Scusa.
scusi, signor, non posso stare. Sì, lo so, un minuto solo perché aspetto quei due signori là. Sì, signor, ma qui non posso stare. Vengono! Vengono! Scusi, ma qui non si può suonare. Va bene, scusi tanto. Almeno era una cosa importante. Se non era importante, non ci venivo. Ecco, ah, lasci la macchina che ci penso io a metterla a posto. Grazie, dottore, grazie. Ciao. Ciao. Ecco, parli con quel signore. Desidera? Vorrei parlare con console Pedrocini. Il suo nome, prego. Camurati. Ha un appuntamento? Sì. Si accomodi. Questa è l'ambasciata del Brasile, personalmente all'eccellenza Marini. Avanti. Il signor Camurati. Chi? Il signor Camurati. Ah sì, faccia entrare. Ciao Mario. Buongiorno. Scusa un momento, scusa, siedi. Grazie. In doppia velina e porti per la firma. Vada, signorina. Grazie. Allora. È la prima volta che ricevo una lettera da un amico di mio figlio. Dunque, mi dici che sono cose importanti. Anzi, tu hai scritto che sono molto, ma molto importanti. Ma cosa posso offrirti? Oddio, qui ci sono dei sigari, sono di marca. Ma spero che non fumerai. No, grazie. Vuoi un'aranciata? No, qualcosa grazie. Dal bar? No, no, grazie. Dunque, incominciamo questo colloquio. Beh, di che si tratta? Affari? Sono qui tutto orecchi. Si tratta di Franco. Franco? Sì. Gli è successo qualcosa? No. È venuto qui con me. Qui? Sì. E dov'è? Aspetta giù. Giù? Sì. Ma gli è successo qualcosa? No. Non vuol partire. Non vuole andare in collegio. Non vuol partire. Lo so. Lo so che non vuole andare in collegio. Ma che posso fare? Non posso tenerlo con me laggiù. No, meglio un collegio che io conosco e che è vicino anche alla mia residenza. Scusa, caro. Sì? Bene, signorina. Ne faccio una copia e la mandi al cerimoniale. Siamo rimasti soli, non abbiamo più nessuno noi due. Lo lascia qui. Qui dove? Con me. Già, con te. Bravo. Sei davvero un bravo. Io voglio bene a Franco. Mio padre è d'accordo, pure mia madre. Ma no, sarebbe un fastidio per la tua famiglia. No, no, mio padre le telefonerà stasera. Allora, signor console, lo lascia? Eh? Ma non c'è premura. Non parto subito. Comunque da oggi Franco è affidato a te. Sì. Grazie, cara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Casa Camurati? Buongiorno, Petrocinetti. È lei? È lei, buongiorno, come sta? Sta bene? Scusi se la disturbo, ma da me è venuto Mario. Sì, è andato via proprio adesso. Ah, lo sapeva? Ah, ma allora è una cosa seria. Credevo che l'avessero combinata fra loro i ragazzi. Poi ci fu la grande occasione sportiva. Attenzione ragazzi, la durata di corsa per due qui. Datemi a sentire, attenzione. Tra 20 giorni iniziano i campionati internazionali di corsa campestre. Come ogni anno vi partecipano le rappresentanze di tutte le scuole medie di Roma. Alzi la mano chi vuol partecipare. No, ma come tutti, allora scelgo io. Chi ho scelto si mette in riga di là. Uno, due, tre, quattro. Uno, sei troppo piccolo. Cinque. Anche lui, professore, fatto la testa. Anche lui? Vabbè, via. Dove andate? State qua. Franco, ciao. Ciao. Buongiorno, signora. Sì, mamma. Non correre. Stai tranquilla, mamma. Ciao. È pronta la macchina? Sì. Ciao, Nicola. Buongiorno, signorino. Sta
aspetta davanti alla scuola. Sì. Pronti? Camurati e Petrocinetti non facevano più un metro a passo normale. Dopo qualche giorno di allenamento ottennero il primo risultato. Sulla distanza lunga, casa di Mario, scuola media Giuseppe Mazzini, arrivarono sul traguardo della prima ora di lezione con 3 minuti e mezzo di ritardo. A posto. Vieni. Risultato davvero soddisfacente. Allora, proviamo il primo tratto. Cioè. Prendi il tempo. Va bene. Presero anche contatto col terreno della gara. 1,5 chilometri, con una discesa e un tunnel all'inizio e una salitaccia verso la fine. Mario correva col fazzoletto in bocca, all'adorando Petri, e facevano a turno a tirare, come si dice in termine sportivo, per farsi il fiato. Tutti, presente. Dominazzi, presente. Daniello, presente. Casali, presente. Pissoni, presente. Bassetto, presente. Violenzi, presente. Rossi. L'imponente partecipazione di concorrenti rese necessari molti turni eliminatori. Gli atleti furono divisi per gruppi alfabetici e soltanto i primi 3 qualificati di ogni gruppo vennero ammessi alla finale. Mario Camurati e Franco Petrocinetti, l'uno della lettera C e l'altro della P, corsero 2 diverse batterie e così poterono farsi il tifo a vicenda. Mario vinse la sua eliminatoria, del resto la cosa era prevista. Per Franco invece la cosa fu un po' più ardua. Capitò addirittura col 24 e con un altro numero 5. Il 24, uno grosso, con certi peli sulle gambe da fare paura. E il 5, un piccoletto con gli occhiali, che sembrava niente, invece si rivelò con un fiato alla Zatopek. Era destino che anche Franco dovesse entrare in finale. Olio camforato, se vuoi massaggiarti meglio va sul tuo letto. Il mio letto? Sì, il tuo, l'ho portato qui per quando verrai ad abitarci, no? Sposteremo il cuscino, lo metteremo di qua, così di notte si potrà parlare meglio. Si parlerà di notte? È quello il bello. Che cosa fanno i soldati nelle caserme? Avete finito qui? Yes, mommy. Buongiorno, signora. Composto. Meno male che domani c'è la corsa e non se ne parla più. Tu hai mangiato? Sì, signora. Ricordati che quando verrai qui dovrai mangiare. Mamma, qui ci manca il comodino, sì, eh? Il comodino è in cantina. Qui ci sta proprio giusto, così ci metterai quello che ti pare. La fotografia di tuo padre, i libri, la fotografia di Maddalena. Ah, ma con te non si può scherzare. Allora ce lo facciamo questo massaggio? Sì, 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 dai, dai. Che mistero la chimica. Chissà perché la canfora fa male alle darme e bene ai polpacci. Lo sai che cosa ho pensato? Che cosa? Che domani io e te saremo contro. Chi? Io e te? Sì. Eh beh, che vuol dire? Niente. E allora perché ci stai a pensare? Lo sport è una cosa e l'amicizia è un'altra. Dicevo così per dire. Lo sai che penso piuttosto? Cosa? Che domani vorrei battere il record dell'anno scorso. Scusa, un conto è vincere una corsa e un conto stabilire un primato. Sì. Mi pare che l'altro anno era 5,27, no? Se vi stacco subito tutti e arrivo alla salita in vantaggio, ho 5,23, forse anche 5,22. Dovrei farli. Pronti? Via! Che fiato è? Ma perché le ragazze sono andate con Camurati? Oh. E lasciate, dai, fai andare, fai per il tunnel, per il tunnel, attento. Camurati, Camurati, non forzare. Pensa al fiato, rallenta l'andatura. Mantieniti più regolare, Camurati, pensa al fiato. Thank you.
Ma che ti è successo ieri alla corte? Lasciami perdere, lascia. Il giornale? I nostri giocatori, ieri sull'altro percorso dell'acqua acidosa si sono svolte le finali dei campionati di corsa campestre per studenti. A te non ti interessa? Dici a me per caso. Parla anche di te. Senti, vediamo un po'. Ventesimo carburatima. T'hanno pure sbagliato il nome. Allora, dopo una lotta appassionante è risultato vincitore Petrocenti Franco, scolamedia Giuseppe Mazzini. Il giovanissimo atleta che si è guadagnato la vittoria con una corta condotta di gara ha stabilito un ottimo tempo di 5 prime e 22 secondi. Tra questi ragazzi le sicure promesse per il domani. Lui sarebbe una promessa non mantenuta. Ma vuoi tentare? Oh, ci sforma, è anche invidioso. Certo che ci sforma. Avanti, conoscilo, il Petrocenti t'ha stracciato. Ma chi è stracciato? Te. Non farmi parlare, va, che è meglio. Perché? Perché? C'è stato qualcosa di irregolare? Sì, che Petrocenti è di un'altra cintrata. E va bene, allora ve lo dico. Eravamo d'accordo. Si doveva tirare a metà gara per uno. E staccare tutti. Invece quello mi ha fatto spompare da solo e quando ha visto che non ce la facevo più se n'è andato, m'ha abbandonato. Ma vai, balloni. Parola d'onore! Ma certe cose dobbiamo dire. Perché voi Petrocinetti non lo conoscete. Non ci credo. È un dritto quello. Inventano un'altra Camurati. Quello mi ha preso in giro tutti quanti, sì. Sai raccontare certe storie, mi potete raccontare. Dai, racconta. Ma che mi devo raccontare? Ciao. Ecco, a proposito, sentite che mi ha raccontato. Una volta si parlava in confidenza e lui mi dice... Io c'ho una fidanzata che si chiama Maddalena. Maddalena, la ragia. No, Petrocinetti, che assomigliava a Ingrid Betta. A quella vera. Petrocinetti. Buongiorno, professoressa. Hai dormito un po' troppo questa mattina, mi pare. No, sono stato in segreteria, ragioni di famiglia. Quali ragioni? Siccome oggi parte mio padre, da stasera cambio casa. Ah sì? Ho saputo che ti sei fatto onore ieri, bravo. Allora buona lezione. Buona lezione, professore. Buongiorno ragazzi. È bravo. Hai visto, eh? Adesso basta ragazzi, sedete e state tranquilli. Margheriti, per favore, vai a chiudere la porta e a cancellare la lavagna. Apollone. Baroni. Presente. Bernardi. Presente. Bolognesi. Presente. Finesi. Presente. Gozzani. Presente. Illuminati. Presente. Marengo. Presente. Morini. Presente. Paletti. Presente. Petrocinetti. Petrocinetti, cosa stai facendo? Petrocinetti. Presente. Rasia. Presente. Rosati. Presente. Silvani. Presente. Tiburzi. Presente. Ubaldi. Presente. Valente. Presente. Zanetti. Presente. Petrocinetti, stai tranquillo. Dopo. Prendete la sintassi, pagina 64. A proposito, ragazzi, il preside mi ha incaricato di dirvi che domenica prossima ci sarà una gita scolastica ad Anagni. Anagni è una città molto interessante da visitare, perché in parte ha conservato il suo carattere medievale e soprattutto ha una bellissima cattedrale che risale al mondo. Ricordate perciò, parlatene nelle vostre famiglie e eventualmente andate in segreteria a prenotarvi. Beh, ora state attenti, perché oggi vi spiegherò l'uso del dativo. Allora, pagina 64 abbiamo detto. Avete questo sintassi? Buoni un po' lì in fondo. Il dativo latino corrisponde al nostro complemento di termini. Per esempio, noi diciamo di arrotonare qualche cosa a qualcuno.
matrigna. Questo tradotto letteralmente in italiano, diremo meglio, io ho una perfida matrigna. Sì? Ora andare a casa. Ma come, sei appena arrivata? Mi sento male, me lascio andare a casa. Ma cosa c'è? Dimmelo. Non lo so, mi sento male improvvisamente, me lascio andare a casa, signora. E va bene, vai. Ricordati però di farti dare il permesso del preside, eh? Sì, sì. Ma senti un po', stai veramente male? Sì, signora. Vuoi che ti faccia accompagnare a casa? No, no, voglio andare a casa. Mi raccomando, allora hai il permesso del preside, eh? Sì, signora. Bene, voi non vi distraete. Facciamo adesso un altro esempio di dativo di possesso. Per esempio, io ho un bellissimo libro. In latino si traduce a me. È un bellissimo libro. Perciò, mi est liber pulcherrimus. No, non c'è. Ah, non suonato. Aspetta un momento, deve essere lui. Ciao, Cisia. Guarda che c'è il tuo amico al telefono. Ah, devi andare a scuola oggi? Sì, mamma. Allora vai subito a tavola, che festeggio è pronto. Va bene, mamma. Leggiamoci. Minestra? Che minestra? Risotto. Ah, buono. Ma se non ti piace il risotto? Pronto, sono io. Pronto. Volevo dirti soltanto una cosa. Sei un vigliacco e un traditore. Oh, Franco! Addio. Buon appetito. Grazie. Sai che c'è in questo telegramma? Il risultato della mostra in Olanda. Abbiamo venduto moltissimo. E anche il Pulcinella, sai? Quello che secondo il tuo giudizio non era da mostra internazionale. Ma che hai? Niente. Come niente? Non ti senti bene? Ho litigato con Franco, va bene. Perché? Perché è un gradino, se la piglia per nulla. Accidenti. L'abbiamo fatto aggiustare il materasso? Sì, è dal tappezziere. Mo. Morini. Presente. Bellizzi. Presente. Petrocinetti. Assente. Assente. Masia. Assente. Rosati. Presente. Silvani. Petrocinetti deve essere rimasto a pranzo da Maddalena. Ma questo è a pranzo di Maddalena. Presente. Silenzio, silenzio. Oggi faremo disegno di ornato. Cominciamo a tracciare, avanti, gli assi ortogonali. Buonasera, professore. Buonasera, segretario. È una comunicazione della presidente. Buoni, ragazzi, dica pure. Le accendo la luce, professore. Sì, grazie. Petrocinetti, Petrocinetti, tracciamo dunque gli assi ortogonali e cominciamo a vedere la sezione del capitello. Ecco. Ma Petrocinetti non era quel biondino che è venuto ad hanno incominciato? Sì, 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 quello muto l'Inghilterra. Quello che stava accanto a Braschi. Si è ritirato. Ritirato? Ma che torna in Inghilterra? No, non c'è. Ha detto che aveva mal di testa. Va bene, va bene, va bene, calma, calma, calma. Veniamo a noi. Ma non c'è un pezzo di gesso più deciso? Io voglio prendere il gesso, professore. Va bene, sì, vai tu, però fai presto, eh? Sì, sì. Oh, dicevamo... Petrocinetti, per favore. Non il padre, il figlio, il signorino. Pronto, Franco? Ah, scusi. Il console è partito? È il figlio? Camula. Domandi, per favore. Camula. Guarda, lo sta a telefonare. Non lo sa. Poi ve lo sarà pigliato tutti. Ah, grazie. Guardalo lì. Andiamo. Guarda questo salame. L'hanno messo lì per te il telefono, perché tu faccia comodi. Oh! È tutta colpa tua! Ma che sono? Sì! E che devo pigliare? Oh, telefonare.
dispiace tanto di partire con me, vero? No, papà. Io non ti ho chiesto niente, non ti ho chiesto niente, figliolo mio. Devi essere tu a parlare. Papà, c'è ancora molto tempo per la partenza? Non so, ancora il tempo per la dogana e i passaporti. Il pullman per Ciampino parte da Piazza Z. Ah, grazie. Beh, signore, possiamo vedere il tavolo? Grazie. Oddio, non fa adesso. Vedrà, possiamo provare a telefonare, ma vedrà che sarà quella. Ma non è il pullman questo? No, quello è il camioncino merci. Ah. Questo va a Ciampino. Non voglio scappare di casa. Glielo giuro! Voglio vedere questo mio amico che parte, no? A quest'ora sono già dentro i passeggeri, come fai a vederlo? Ma corriamo di più! Andiamo più forte! Senta, ma non può succedere che un aeroplano ritarda? Qualche volta capita. Io lo tiro giù dall'aereo, lo tiro! Bravo, tiralo giù! Voglio vedere che mi dice allora! Ma di un po', questo amico tuo parte perché avete litigato? Lui è così che vuole! Sapete quello che ho fatto io per lui? È un bambino. Fa sempre così. Con la bocca. Oh, il figlio è molto grosso, eh? Petrocinetti. Il console Petrocinetti, lo conosci? Lo conoscerà. Io lo tiro giù e torniamo a casa insieme dopo. Deve venire a dormire da me stasera. Ma tu che gli hai fatto? Eh? Io? Niente! Proprio niente? Che buio che c'è da queste parti. Prego, signori. Signor Alessi, signor Fanzolini, mister Dimitrov, signor Petrocinetti e figlio, mister Meyer. Franco, prego, andiamo. Prego, signori, da questa sì, parte papà. Per la consegna dei passaporti. Lo vedi, parto. T'ho riaccapato, eh? Ma che parti per me? Non ne parliamo più, non ne parliamo ma più. Ma che t'ho fatto? Non t'ho fatto mica niente, no? Ormai non volevo mica farti del male, no? Padre, ma aspetta. Sono stato un imbecille, sono stato. T'ho fatto arrabbiare per niente. Allora, non ci vediamo più. Non partire, Franco. Non far cretino. Dai. Guardine.